Ni ska till stället. Ah, det blir och helgen efter då blir det då ska ni gå på dansa. Ja, precis. Då är det Sollentuna på satelliten. Är det? Ja. Det blir hans favorit. Ja. Camilla è una delle tre assistenti personali di Felix, pagata dall'assicurazione contro le malattie. Le tre assistenti si alternano la sera e il weekend affinché Felix possa uscire e divertirsi come tutti. La società svedese si basa sul fatto che tutti lavorano. Non sta ai genitori occuparsi di una persona disabile gratuitamente. Io posso anche prendere delle ore di assistenza. E a quel punto vengo pagata, perché se lavoro con Felix, per forza di cose non posso lavorare altrove. Non è considerato come un privilegio o un lusso, ma come un diritto. In Svezia gli autistici hanno il diritto di vivere esattamente come tutti gli altri. È il principio di partenza della società. È la legge. Bisogna che ciò si traduca anche nella pratica. La Svezia non ha basato questa rivoluzione su una politica mirata all'autismo o all'handicap mentale, ma su una politica fondata sui diritti del cittadino. Ogni persona ha accesso ai diritti dei cittadini anche quando è affetta da autismo o Alzheimer. E non ci sono diritti particolari per i disabili che dovrebbero unirsi ai diritti degli altri? 1, 2, 3. Sono entrata a far parte della famiglia lavorando con Felix. Ci conosciamo da tempo, 8 anni. Andiamo molto d'accordo. In Svezia, 20 anni fa, gli autistici, bambini e adulti venivano messi negli istituti. All'epoca si pensava che fosse un figlio dello Stato, quindi lo si metteva fuori dal nucleo familiare. Oggi il bambino è considerato diversamente. Si ritiene che il bambino sia un cittadino del comune in cui vive con la famiglia e non più un cittadino dello Stato. Spetta al comune adattare la vita quotidiana per il bene del bambino e dell'adulto. Durante il giorno, Felix va in un centro d'attività con altri bambini autistici, anche loro con deficit mentali. Vengono pagati 115 euro al mese per un lavoro simbolico che rientra piuttosto nell'attività professionale. Noi parliamo di utenti e non di pazienti. Non li consideriamo come dei malati, ma come persone con un handicap. Alcuni fanno un lavoro più sofisticato, ma resta un lavoro. Quando si ha un lavoro, quando si va al lavoro, significa che si è adulti. Cerchiamo di creare un ambiente rassicurante per lui al lavoro. Conosce bene il suo programma. Non ha motivo di preoccuparsi. Sa tutto ciò che succede nella giornata. Costruiamo un nido per gli uccelli. All'inizio lo aiutiamo affinché impari. Ancora un po'. Ecco fatto. Ok, bel lavoro, Felix. Scegli il gioco per la pausa. Ogni centro diurno, sia privato che pubblico, è finanziato con le tasse. Non credo che gli svedesi siano consapevoli delle somme spese, ma non le contestano. Ritengono che queste attività siano importanti e la maggior parte lo considera una cosa molto positiva.
Felix ora ha la sua vita. Bisogna pensare al suo futuro. A partire dai 19 anni in Svezia, si suppone che un ragazzo lasci la famiglia. Prima o poi bisogna lasciarli andare. Bisogna avere fiducia nel sistema affinché si possa stare tranquilli. È questo il problema di tutti i genitori delle persone disabili. Quindi siamo davvero in una fase in cui la cosa principale è che Felix abbia una vita serena. Il sistema al quale i genitori di Felix fanno affidamento è una società in cui si ritiene importante che una persona, anche gravemente disabile, possa avere la massima autonomia. Fabian, 38 anni, fa lui stesso la spesa dopo la giornata trascorsa al centro di attività, anche se per questo bisogna pagare un assistente personale, un sistema che manda avanti tutta un'economia di servizi. Caffè? Non dobbiamo stare indietro, cosa stai pensando? Mi chiedi che tu? Ja. Absolut. Då brukar jag det. Vad gillar jag? Ja, vad gillar du? Kanske lite vingummi. Går du in till dig då så ses vi inne. Ja. Visst, kom in. Det här är egen nyckel. Jag trivs här. Ja, det är mitt hem. La Svezia vieta gli istituti con più di 6 persone. Questa casa è divisa in 4 appartamenti privati che danno su una stanza comune dove 3 assistenti sono al servizio degli abitanti. Ogni residente della casa decide ciò che vuole, cioè se stare qui con gli altri o da solo nel proprio appartamento. Starka köttbullar blir det. Nej. Vi fortsätter. Hur stora köttbullar vill du ha egentligen? Jag tror jag gör lite för stora. Nej. Jag har känt Fabian. Conosco Fabian e lavoro con lui da 15 anni. Quando è arrivato non poteva nemmeno dormire da solo in camera sua. Non sapeva farsi la barba, né allacciarsi le scarpe, né farsi da mangiare. E nel corso di tutti questi anni ha imparato a fare tutto. Un po' bruciate le polpette, ma va bene lo stesso. Verranno meglio la prossima volta. Quelli che vivono qui svolgono dei compiti domestici, così hanno la sensazione di avere il loro appartamento e la loro vita, la sensazione di non essere bambini. Ma degli adulti. Trivs du bo på Tango? Ja. Vad tycker du är bra då? Spela tv-spel tycker jag. Ja. Vad står det på schemat? Visst du vill då? Ja, då tar du ner den. Och vad ville du välja för något? Tv-spel? Ja, då tar du bort tv-spel. Perfekt. En liten stund eller en lång stund? Lång stund. Ja, då kan du välja mellan blå och grön prick. 15 minuter eller 30 minuter? Grön. Då tar du grön. 30 minuter. Ja. Bra. Här ska man också ta sig över. Mm. Aj, aj, aj. Ah, pigga, 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 pigga. Du får inte ramla ner heller. Jag tar en promenad sen. Jag vill inte promenad om jag inte vill. Nej, det behöver du inte ta om du inte vill. Hur ska vi göra då? Då vill jag vinna. Okej, då kör vi på det. Med ett gärna kaffe. Il paradosso sta nel fatto che alcuni studi condotti in Svezia, Canada, Belgio, Gran Bretagna mostrano che il far alloggiare persone con handicap in piccole case da 4, 6, 8 appartamenti con un'assistenza adeguata non è più costoso che vivere in un istituto con le sue infrastrutture e il relativo personale. Dunque è più umano e non è più costoso. La Svezia è un caso abbastanza sorprendente.
Fino agli anni 70 gestiva male le persone con handicap. Ma negli anni 90 ha cambiato radicalmente il suo approccio. Questi paesi ci dicono che il cambiamento è possibile e anche in tempi relativamente brevi. In Francia, come aiutare Emmanuel a costruire il suo futuro? A pochi giorni dal suo 18° compleanno, ritrova dal suo musicoterapeuta una parte di coloro che lo hanno accompagnato per tutta la sua infanzia, tra cui la psichiatra Anne-Marie Bayon. Emmanuel, comme ça, il a appris à lire, à écrire, à surfer sur Internet, peindre, faire de la musique, tu sais faire plein de choses, en fait. Moi, je joue à ordinateur, moi, je joue à ordinateur. Ouais. C'est marrant comment il envisage les 18 ans. Il est adulte et par définition, il fait ce qu'il veut. Alors, tu voulais être chef de gare à un moment donné. Ouais, pas comme ça. Peintre travaille dans une entreprise. Tu penses que tu peux y arriver? Je veux y arriver, ouais. Mais Emmanuel envisage de vivre seul, en appartement. On pense que tu auras quand même besoin de quelqu'un qui passe de temps en temps pour voir comment tu vas, si tu as besoin de quelque chose. Hein? On veut être une amie. Par exemple. Ouais. Une amoureuse aussi, pourquoi pas. C'est bien de se projeter. Considerare che le persone con autismo facciano parte della società è molto diverso dal fornire loro un aiuto specifico che in un certo modo le emargina dalla società. Siamo sempre di più a lottare affinché l'autismo diventi un tema sociale, cioè affinché il concetto di autismo esca dai manuali di medicina e venga preso in considerazione. Non è un'idea utopica, né impossibile. Molti paesi hanno fatto il grande passo. È tutta una rivoluzione quasi culturale che dobbiamo condurre e che non abbiamo ancora delineato.